Partiamo con una preghiera come al solito, come tutte le mattine, va bene? Ci siamo? Chi la propone oggi? Alzi la mano chi vuole proporla. Nessuno? Maria, vai, tocca a te. Padre nostro. Va bene, iniziamo con il segno di croce, va bene? Magari ci mettiamo anche un'intenzione per la situazione che stiamo vivendo, che dobbiamo capire un po'. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vai Maria. Io? Sì. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro debito. Preghiamo per tutte le persone che stanno vivendo un momento difficile, in particolare a causa della malattia, o anche solo che vivono nella paura, perché magari stanno male e hanno paura di essere contagiati. Vero Matteo? Ci siamo? Ok, allora mettiamo il pensiero, la preghiera proprio per tutte queste persone che ci sono anche vicine nella comunità, nel territorio. Che sia una preghiera sincera. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, ieri il tema di oggi è la comunicazione. Il tema di oggi è la comunicazione. C'è qualcosa che vuoi dire di urgente, Jonathan? Nicolò mi ha appena scritto 30 secondi ed arriva. Benissimo, ok. Allora, avete qualcosa su cui annotare quello che facciamo nella piccola lezione di stamattina? Perché ieri, guardandovi, ieri vi ricordate le tre regole per utilizzare bene questo strumento? Vi ricordate che se parliamo tutti contemporaneamente non riusciamo a capirci. Quindi è necessario che il microfono resti disattivato finché qualcuno non deve intervenire, ma lo fa chiedendo la parola. Il secondo è l'utilizzo della chat. Ieri ho visto che abbiamo utilizzato allegramente la chat. Invece è bene che la utilizziamo magari per scambiarci e per dirci delle cose importanti. Non ho capito questo passaggio, non riesco a sentire bene. Va bene? Dopo a ricreazione potete utilizzare la chat come così per scambiarvi anche dei messaggi di saluto, di come state facendo già. Va bene? Anna, ti sentiamo, sai? Io vedo tutte le chat, quindi rispondo, se avete delle domande rispondo in diretta. Ti vediamo Anna e va tutto bene. Togli il microfono, disattiva il microfono perché anche i rumori di fondo si sentono. Adesso Matteo, Nicolò, guarda che bella compagnia lì. Matteo, Tommaso, chi c'è? E chi è questa storia? Sole? Sole, sei rovescia, sei a testa in giù. Allora, il tema di oggi è la comunicazione, perché ieri guardandovi ho pensato, mamma mia, che bello, ma anche che difficile comunicare in un altro modo. Allora mi è venuto in mente che ho studiato all'università proprio una materia che tratta della comunicazione e poi ho fatto un altro link e sono andato ad un'esperienza recente che ho visto in TV, che credo abbiate visto anche voi, che adesso condivido con voi. Quindi la prima cosa che facciamo oggi è guardare un video. Vi ripeto, il tema di oggi è la comunicazione.